Buongiorno, il discorso del Presidente della Camera Lorenzo Fontana è terminato, come avete potuto ascoltare dalla diretta di Radio Radicale. La Camera tornerà a riunirsi la prossima settimana, mercoledì 19 ottobre, per le altre formalità, per completare l'ufficio di Presidenza con l'elezione dei vicepresidenti. Io provo a chiedere a qualche parlamentare delle reazioni. Sono con Gianni Cuperlo del Partito Democratico. Allora, lei, onorevole Cuperlo, è una persona molto attenta che, diciamo, misura e sa misurare anche le parole degli altri. Come ha trovato questo intervento e anche quello che è successo oggi prima dell'elezione di Fontana, quando è stato esposto quello striscione? Ma sugli striscioni nelle aule del Parlamento non sono mai stato un particolare accanito sostenitore. Ma il discorso del Presidente della Camera è quello che ci si poteva attendere, un discorso senza picchi retorici. Non riflette, credo, la biografia della persona, ecco, che ha mostrato nel corso degli anni, del tempo, delle posizioni che naturalmente oggi per motivi istituzionali di opportunità non ha rivendicato, ma che poi fanno parte della sua biografia, perché poi ciascuno di noi la biografia se la porta addosso e non è che se ne sveste perché una mattina viene nominato terza carica dello Stato. Io pensavo e continuo a pensare che sia quella del Presidente Fontana una candidatura, un'elezione ed un ruolo sostanzialmente incompatibile con quella biografia. Dopodiché rispettiamo le regole della democrazia, è stato votato, è stato eletto e adesso noi faremo una posizione ancora più ferma e determinata. Vuole dire qualcosa sul Partito Democratico, sul candidato di Bandiera, sul fatto che qui alla Camera dopo tre votazioni è stato individuato, mentre al Senato non si era pensato a questo, aprendo anche, non l'hanno fatto neanche gli altri, un fronte di polemica grosso per l'elezione di La Russa? Ma guardi, io confesso la mia ingenuità, nonostante l'età matura più che avanzata mi ritengo ingenuo in certe cose, non avrei mai pensato, mai immaginato che ieri al Senato potesse consumarsi una scena come quella a cui abbiamo assistito, quei 16-17 voti che sono arrivati al Presidente del Senato La Russa dell'opposizione sono una vergogna e ovviamente col senno di poi sarebbe stato molto più semplice indicare un candidato alternativo e di Bandiera, avremmo forse limitato questo danno che si è determinato. Bene, grazie a Gianni Cuperlo del Partito Democratico, è stata la prima reazione che abbiamo raccolto dopo questo voto che ha portato all'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. Come avete visto, come avete potuto ascoltare, il suo intervento è stato un intervento che potremmo definire molto, diciamo, molto attento, prudente e attento alle prerogative del Parlamento. Vediamo un po' anche quali sono le altre reazioni. Io mi sto provando ad avvicinarmi al presidente onorevole Lollobrigida. No, non voleva. Parla lui per lei. Ok, allora ho provato ad avvicinarmi a Francesco Lollobrigida, che era nella scorsa legislatura il capogruppo di Fratelli qui alla Camera. Vediamo un po' se c'è qualcun altro che voglia di parlare. Sono proprio nella bolgia fuori l'aula, dove i parlamentari stanno scendendo. Onorevole Rizzetto, ok, al telefono. Onorevole, siamo in diretta su Radio Radicale. Onorevole Dalla Chiesa di Forza Italia, come allora lei ha votato Fontana, immagino, ecco, e mi spiega come cosa pensa dell'intervento del nuovo Presidente della Camera, perché l'ha votato, oltre per disposizione. Una sciarpa per l'aria condizionata. Abbiamo votato Fontana perché era giusto votarlo e il discorso che ha fatto mi è piaciuto molto. Riprenderci l'orgoglio nazionale. E come ha trovato il fatto che lui abbia... No, prego, capisco perfettamente la tosse. In un momento così importante, come ha trovato il fatto che lui abbia difeso le prerogative del Parlamento e come ha trovato anche lo striscione che è stato esposto prima delle votazioni? Beh,
bene, la disturbo. Ok, alla risposta non... Prego, prego, ci mancherebbe altro, insomma, non poteva dire di più, però l'ha votato con convinzione, come avete potuto ascoltare. Vediamo un po' se riesco anche a raccogliere altre valutazioni di parlamentari che sono qui a Montecitorio per vedere se ci sono altre reazioni al voto che ha portato Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. C'è anche un europarlamentare, provo ad avvicinarmi a lui. Onorevole Castaldo, buongiorno, sono di Radio Radio. Vabbè, ti ricorda di me, ok? Le volevo chiedere cosa pensa di questa elezione. Tra l'altro io ricordo che lei 4 anni e mezzo fa era proprio qui quando elessero Fico. Io tra l'altro la intervistai, mi ricordo perfettamente. Cosa pensa di questa elezione? Lei non ha partecipato al voto perché è parlamentare europeo, lei è un esponente del Movimento 5 Stelle, cosa può dire? Guardi, innanzitutto esprimo profondo rammarico perché si è rotta per l'ennesima volta una prassi costituzionale importante, quella che riservava all'opposizione almeno la presenza di una delle due Camere, è una grande garanzia del punto. Ma forse c'era nella Prima Repubblica? Cioè, non solo, anche in diversi, io ricordo diversi governi, anche nella seconda, e tra le altre cose faccio presente che anche nel precedente mandato comunque il Senato fu votato a Forza Italia, che poi non... Ma certo, perché c'era una situazione un po' più, diciamo, ambigua. Un po' fluida, un po' ambigua, ma in ogni caso poi rimase a lungo quindi a un partito di opposizione. Secondo me quella è una prassi sacrosanta che dovrebbe essere velocemente ripristinata, anche per dare, appunto, ripeto, un equilibrio all'assetto delle istituzioni e a garantire un'applicazione sempre cristallina al sopra delle parti anche dei regolamenti. È quello che poi auspico nei confronti dei nuovi presidenti, che si appaiono ergersi come garanti, come custodi delle regole e che disciplinano ovviamente la funzione parlamentare, e che non siano mai partigiani dei partiti che le hanno espresso, troppo inclini ad assecondare a prescindere la maggioranza a cui apparterranno. Per il resto saranno i fatti a giudicarli. Chiaramente la mia cultura politica su molte battaglie è molto lontana, assolutamente lontana dalla loro, e credo che anche la differenza, insomma lo stacco che c'è stato dal passaggio da un discorso così alto, profondo come quello di Liliana Segre al passaggio di testimone con il nuovo presidente sia stata una scena un po' particolare. Ha trovato così diversi interventi della Segre da quello di La Russa, l'ha trovati molto, molto, molto differenti. Ma più che altro è il passato che mi preoccupa, alcune esternazioni, atteggiamenti che cozzano invece con quella netta condanna di quello che è stata la parentesi della cultura fascista. Ma ripeto, io poi sono una persona molto oggettiva, valuterò come sempre i fatti. Resta ovviamente saldo il fatto che dovranno ricordare molto bene che la funzione del Presidente è quella di essere un arbitro e non un giocatore. Come mai al Parlamento europeo, quando si cambia Presidente, ci sono meno scontri? Noi abbiamo visto che adesso c'è la Metsola, che insomma è apprezzata da tutti. Quando lei è arrivata alla guida del Parlamento europeo non c'è stato nessun... Perché qui succede il contrario? Sono molte polemiche in realtà anche al Parlamento europeo, specialmente sulle posizioni in merito al diritto di aborto. Detto questo, conosco molto bene Roberta Metsola, siamo stati colleghi vicepresidenti, la ritengo una presidente molto preparata e sicuramente molto impegnata nel rappresentare al meglio anche l'immagine del Parlamento. Anche contro la mafia a Malta e contro le lobby filorusse che sono a Malta. Assolutamente, anche contro, appunto, quel muro di omertà intorno all'omicidio di Dante Caruana Galizia. Detto questo, il Parlamento europeo è un contesto molto diverso, lì si mette tra famiglie politiche e tra paesi, e tra le altre cose faccio presente che non esiste un vero concetto di maggioranza e di opposizione nello stesso modo in cui questo si palesa a livello nazionale e nei sistemi costituzionali, appunto, degli Stati membri. Perciò mi risulta anche difficile poter comparare due contesti così diversi, però se un po' di cultura della mediazione europea arrivasse a contaminare e ispirare anche il Parlamento italiano, secondo me sarebbe un grande salto anche dal punto di vista della cultura politica del nostro paese. Io le chiedo due ultime cose. Cafiero De Raho, la vostra scelta è caduta su Cafiero De Raho, e le volevo chiedere anche cosa pensa il fatto che al Senato non si sia pensato a un candidato di bandiera, che forse avrebbe anche annullato tutte le polemiche sui
voti che sono arrivati alla Russa, è stato dilettantismo, non ci si è pensati, oppure c'è pensato, oppure si è voluto fare la stessa cosa che era accaduta al Senato sul DDL Zan, dove ognuno accusava l'altro di aver dato dei voti al nemico? No, io penso che non ci sia stato neanche forse troppo il tempo di magari anche un confronto con le altre opposizioni per poter ragionare in modo più strutturato. Semplicemente si sapeva che gli altri sarebbero andati anche sulla scheda bianca, forse non si è un po' sottovalutata l'importanza di esprimere anche eventualmente un candidato di bandiera, quindi magari parlerei di una piccola ingenuità, ma sicuramente non vedo dolo, almeno da parte nostra. Non posso sicuramente parlare per altri, che magari avevano altri tipi di accordi, altri tipi di interessi. Detto questo, siamo molto fieri di aver espresso una personalità come Caffarello Reao, perché incarna uno dei pilastri, una delle quintessenze dell'identità del Movimento 5 Stelle, la battaglia per la legalità. Noi saremo una forza politica che non farà mai sconti, non assurgerà mai ad atteggiamenti ambigui, ma anzi porterà avanti una battaglia coerente e intransigente contro ogni forma di criminalità e contro ogni forma di contiguità ai fenomeni criminali che ancora oggi rappresentano uno Stato nello Stato, che erode molto anche della nostra capacità di crescita, così come mette in difficoltà tanti imprenditori onesti che vorrebbero semplicemente avere la possibilità di poter espletare in modo corretto, in modo funzionale la propria attività. E detto questo, ci aspettiamo che auspichiamo che anche altri ci seguano su questo terreno. Sappiamo che però che l'esperienza di questi mandati ha detto altro, ha visto spesso un indebolimento, un annacquamento delle posizioni. Abbiamo sentito addirittura insomma talvolta delle uscite abbastanza improvvide sulla necessità di indebolire le pene e comunque circoscrivere ancora di più i reati contro la pubblica amministrazione, che invece sono esattamente quel grimaldello attraverso il quale le mafie permeano la nostra società. E quindi su questo noi non faremo sconti, vedremo chi avrà il coraggio di essere dalla nostra parte. Una candidatura come Caffarello Reao interpreta perfettamente questa nostra identità e questa nostra ferma volontà. Bene, ringrazio l'onorevole Castaldo, deputato europeo del Movimento 5 Stelle. Ci siamo ritrovati qua 4 anni dopo. Come mai oggi è venuta la lira? Come l'aveva fatto 4 anni fa? Sono una curiosità mia. Mettiamola così, a parte l'interesse personale, è bene che ogni tanto l'Europa vigili su quello che succede a livello italiano. Ok, grazie tanto all'onorevole Castaldo del Movimento Movimento 5 Stelle. Questa è la sua valutazione sull'elezione del presidente, visto che insomma lui è un parlamentare europeo molto molto presente, molto attento all'attività del Parlamento europeo. Devo dire che è uno dei più presenti, perché insomma le sedute del Parlamento europeo le guardo spesso e quindi lo trovo quasi sempre in ogni intervento. Vediamo se ti posso disturbarti, sono in diretta su Radio Radicale. No, non vuoi. No, ok, va bene, non ti preoccupare. Ho provato a parlare con Paolo Ciani, deputato di Democrazia Solidale, per chiedergli un parere su questa elezione. Vediamo un po' se qualcuno vuole parlare. È molto difficile riuscire a raccogliere dichiarazioni e interviste in diretta qui su Radio Radicale, perché qualsiasi leader ed esponente politico che esce fuori dall'aula viene immediatamente circondato da una quarantina di giornalisti che gli vogliono strappare una dichiarazione per sentire un po' cosa pensa di quello che è accaduto, dell'intervento del Presidente della Camera. Tra l'altro ci sono anche vari conciliaboli tra politici, ce n'è uno proprio in questo momento appena fuori dall'aula tra Stefania Craxi, Gilberto Pichetto Fratin e Antonio Tajani, che sono circondati da un bel gruppo di parlamentari. Poi ci sono altri che in questo momento stanno discutendo. Ecco, provo a avvicinarmi a un deputato del gruppo di Lorenzo Fontana. Presidente Borghi, la posso disturbare per Radio Radicale? Sono in diretta, tra qualche secondo sta finendo di parlare con una persona. Sono con Claudio Borghi, che come sapete è stato presidente della Commissione Bilancio nella precedente
della precedente legislatura. Gianfranco, sì, intanto se vuoi ti do una dichiarazione di Salvini, la diamo ai nostri ascoltatori proprio a proposito di... Guarda, no, prego. Borghi ha appena fatto. Prego. Allora, io sono... Ecco, onorevole Borghi, è stato eletto Lorenzo Fontana, allora immagino che lei sia soddisfatto, allora... Innanzitutto c'è stata questa scena di questo striscione, cosa ne pensa, se l'aspettava dal Movimento 5 Stelle e non dal PD? Ma sai che non l'ho visto lo striscione, io ero sulla tribuna dei senatori e non l'ho visto, però non ho visto cosa c'era scritto sullo striscione, ma mi è bastato vedere che non hanno applaudito, l'ho trovato oggettivamente di cattivo gusto, perché noi abbiamo sempre votato presidenti che non ci sono, anche quando non ci sono piaciuti, però per correttezza istituzionale abbiamo sempre votato, e stiamo parlando non di un pericoloso estremista, qua al di là di qualche scemenza che scrivono i giornali, ma stiamo parlando di un discorso che è stato assolutamente inclusivo e penso che avrebbe dovuto ricevere applauso di tutti, ma pazienza, sappiamo come sono fatti. Allora, che cosa le è piaciuto del discorso di Lorenzo Fontana? Allora, lui ha posto l'accento sulla diversità, sul ruolo del Parlamento, ha fatto anche questo gesto nei confronti del Papa. Avrebbero potuto applaudirlo tutti? Io sinceramente, veramente, anche in questo caso, vedere qualcuno che esitava nell'applauso al Papa, a campi invertiti, quando c'è qualsiasi richiamo, anche il più provocatorio, no, o similari, si va sempre a vedere che c'è quello che non ha applaudito e si monta il caso, no? Similare. Invece in questo caso, cioè, si fa un saluto al pontefice e no, dico, ma di che cosa stiamo parlando? E in ogni caso però del discorso di Fontana, se devo scegliere una cosa che ho apprezzato in modo particolare, è stato il richiamo al problema della disabilità, perché è una questione importante, è una questione che in troppi, diciamo così, pensano che riguarda gli altri, invece deve riguardare tutti i cittadini, e l'inclusione delle persone con disabilità è fondamentale. È una questione. Basta rompersi una gamba, come è successo a me 2 anni fa. Ah, me lo ricordo. Me l'ho rotto male, no, la gamba, ed era un periodo oltretutto quando c'era il rinnovo delle cariche, per capire che il mondo cambia. Allora a quel punto poi capire che tutti devono essere inclusi nella società a tutti i livelli, e che tutti questi, fra gli ostacoli che vanno rimossi, ci sono proprio anche quelli fisici, è fondamentale. Come allora lei stamattina li avrà letti i giornali, perché insomma come ha sentito da come è stato descritto? Sì, ma è la solita storia, cioè ogni volta che se la sinistra indica un nome, questo è un santo, no? Istantaneamente diventa uno scienziato, uno statista e cose di questo tipo. Se invece viene indicato dalla Lega, iniziano subito le foto caricaturali, quelle con la maglietta, e Putin, no? E così via. Ma pazienza, sappiamo che è così, non ci posso far niente. Questo, diciamo, in realtà, cioè, Fontana è una persona di enorme cultura. Cioè, Fontana sta inseguendo, adesso non mi ricordo se è la seconda o la terza laurea, cioè adesso a parte tutto, cioè non è uno così preso al circolo delle bocce. Cioè, stiamo parlando di una persona di enorme cultura, di una persona profondamente cattolica. Spero che non sia un marchio di infamia, ecco, ormai essere cattolico. Dice, apprezza la famiglia tradizionale, anche questo spero che non sia oggettivamente... Oggi molti sottolineavano, si è sposato con rito tridentino, anche questo? Per un partito come noi, che è anche attento alle tradizioni e così via, non è anche questo dovrebbe essere un titolo di merito. Aspetta, lei è senatore, le volevo chiedere... Allora, ieri ha visto quello che ha visto, le volevo chiedere questo. Allora, come ha trovato il comportamento dell'opposizione al Senato e poi qui nel passaggio tra ieri e oggi? Allora, ieri lì non avevano un candidato di bandiera, oggi l'hanno trovato ognuno per la sua strada.
dei gruppi parlamentari ben avveduti ci pensano un po' prima di cadere in certe trappole? Punto interrogativo, una domanda. No, innanzitutto fa capire, e anch'io lo sto capendo avendo avuto l'onore di sedere in tutte e due i rami del Parlamento, che sono diversi. Io mi rendo conto che dall'esterno si pensi che il Parlamento sia una cosa sola, e lo è formalmente, ma la Camera è la Camera e il Senato è il Senato, quindi ci sono meccaniche, persone, idee differenti. Dall'altra parte comunque però dà l'idea che tutti di solito si divertono e si divertiranno a evidenziare qualsiasi tipo di disaccordo all'interno della maggioranza, cosa che è normale perché in una maggioranza politica è ovvio che ci possono essere posizioni diverse, ma la verità è che l'opposizione è totalmente disgregata, non c'è nessun tipo di accordo, di strategia o similari, cioè sono così dei gruppi senza un progetto alternativo del paese in questo momento, ma va bene, ci ripariamo per 5 anni. Bene, grazie a Claudio Borghi per la disponibilità di questa intervista in diretta su Radio Radicale, e vediamo anche cosa dicono altri esponenti politici di altri gruppi. Nel frattempo un po' qui il transatlantico, le presenze li sono diverse, ma posso dire in diretta su Radio Radicale. Allora, la Commissione del Lavoro della Camera, l'onorevole Giaccone della Lega, allora comandata, soddisfatto? Beh, soddisfatto sì, il centrodestra è stato unito e compatto, quindi una bella dimostrazione, una bella prova in vista della formazione del governo. Come ha trovato il discorso di Fontana, il fatto che ci si sia un po' ricompattati qui, Forza Italia ha dato appuntamento alle consultazioni? Beh, sicuramente le consultazioni sono un momento importante, mi sembra che il presidente Fontana abbia fatto un discorso di alto profilo, per cui adesso oggi parte il Parlamento e iniziamo a lavorare. Vuole dire qualcosa su come le opposizioni si sono comportate prima dell'elezione di Fontana con quello striscione e anche poi con come è stato descritto Fontana sui quotidiani? Ognuno valuta a modo suo, noi riteniamo che possa essere un presidente, il presidente di tutti, e credo che così sarà. Qual è la cosa che l'ha colpita di più nel suo intervento in aula? L'accenno sul fatto che l'Italia è forte e grande, se ne vengono valorizzate le diversità e le peculiarità. L'aula, l'ultima domanda, l'aula come si è comportata? Bene. Nel senso, l'hanno applaudito tutti? Direi che l'aula si è comportata bene. Va bene, grazie all'onorevole Giaccone della Lega, che nella scorsa legislatura, lo ricordiamo, è un esponente della Lega in Piemonte, è stato presidente della Commissione Lavoro nella precedente legislatura. Vediamo un po' altri. Intanto posso dare, se vuoi, una dichiarazione di... Scusami se ti ho interrotto. No, ma ci mancherebbe. Di Andrea Orlando, il ministro del Lavoro uscente. Quello di Fontana è un profilo che non ha neanche la parvenza di una figura di garanzia. È una scelta unilaterale della maggioranza che oggi, a differenza di ieri, si è mostrata meno divisa. Sono mancati dei voti, ma non in modo così eclatante come ieri. Così aggiunge, c'è un rammarico che le opposizioni non abbiano avanzato una candidatura comune. Noi avevamo fatto uno sforzo per un nome che potesse consentire la convergenza di tutti, però mi pare che la giornata di oggi abbia riservato meno sorprese rispetto a quella di ieri. Anche questo è un altro elemento di discussione sul fatto che siano stati presentati 3 candidati di bandiera delle diverse opposizioni, segno anche delle difficoltà che ci sono. Allora io adesso sto provando ad avvicinarmi all'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che sta parlando con un giornalista. Intanto allora ti possiamo anche approfittiamo per darti anche dare ai nostri ascoltatori e a te questa dichiarazione di Enrico Letta, del segretario del PD: peggio di così nemmeno con l'immaginazione più sfrenata, appunto, l'Italia non merita questo sfregio. Così Enrico Letta commenta su Twitter l'elezione di Fontana presidente della Camera. Ecco, allora sono con l'onorevole Zan del Partito Democratico. Allora, lei è stato protagonista prima dell'inizio della seduta, adesso non so se era già iniziata la seduta, del
avete messo quello striscione, è stato giusto farlo in aula prima dell'elezione del presidente della Camera. Allora, com'è nata questa iniziativa? Ma è nata con la consapevolezza che il presidente, oggi presidente Fontana, ha costruito tutta la sua esistenza politica con messaggi di odio e di discriminazione nei confronti della comunità LGBT+, nei confronti delle donne, patrocinando il famigerato congresso di Verona, dove sono stati invitati tutti gli integralisti religiosi di tutto il mondo per ostacolare i diritti di autodeterminazione delle donne, dell'aborto. Il suo rapporto, per usare un eufemismo, opaco con movimenti di estrema destra, questo network delle destre che va da Putin fino a Trump, tutti i movimenti no choice, contro l'aborto, Orban e Polonia, insomma un corredo molto sostanzioso di storia politica che diciamo fa sì che le premesse non siano affatto buone. Abbiamo scelto di fare questa protesta assolutamente pacifica e silenziosa perché non volevamo alterare in nessun modo lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Camera, ma non volevamo allo stesso tempo stare zitti e tacere rispetto a questo pericolo di avere un Presidente della Camera che possa comprimere gli spazi di libertà, gli spazi dell'opposizione e usare la terza carica dello Stato, diciamo, in modo del tutto arbitrario. Questo era un modo per cercare di mettere le mani avanti dicendo faremo un'opposizione molto dura e vigileremo affinché il Presidente della Camera sia sempre una figura terza e non invece di parte. Rispetto a quello che abbiamo letto oggi sui giornali, come ha trovato l'intervento del Presidente della Camera Lorenzo Fontana? Allora, l'ha trovato un intervento prudente, un intervento dove alcune sottolineature non le sono piaciute? Ah, devo dire che ha fatto un intervento tutto sommato equidistante. Io sono adesso per giudicare i fatti, giudicare il suo operato e vedere come si comporterà da qui nel corso della legislatura. Io ho anche applaudito ad un passaggio in cui ha fatto riferimento alle difficoltà delle famiglie e delle persone con disabilità, che oggi sono, diciamo, tra le più discriminate e le più in difficoltà, le più fragili del nostro paese. Dunque, quando una figura istituzionale anche lontana anni luce da me esprime un pensiero che io condivido, non ho assolutamente nessun problema a sostenerla, ad applaudirlo. È stato un discorso molto blando, forse non voleva... Non è piaciuto il passaggio sul Papa? Ma tutti fanno un riferimento a Papa Francesco, dunque non mi sono Non è scontato che lo facciano tutti. L'ha fatto Liliana Segre, l'ha fatto Ignazio La Russa, l'ha fatto Ettore Rosato come presidente di turno all'inizio di questa legislatura alla Camera, per cui oltretutto la figura di Papa Francesco è una figura che parla molto di questioni legate alle persone, alla loro condizione di vita, alla loro povertà, alla loro fragilità. Dunque è una figura positiva nell'ambito, diciamo, del mondo religioso. Dunque, insomma, non mi sono assolutamente scandalizzato. Senti, ti volevo chiedere cosa pensi di quello che è successo ieri al Senato, dove è stata fondata la tua legge, posso definirla tale, il DDL Zan. Allora, si è ripetuta una scena simile a quella. Allora, ti volevo chiedere, tu quando hai visto che è successo questa cosa dei franchi tiratori, che cosa hai pensato? Hai pensato che è stato un po' ingenuo arrivare lì senza un candidato di bandiera, e poi qui se ne sono scelti tre? Orlando si è molto risentito di questa cosa. Ma io penso che fosse giusto anche al Senato esprimere la nostra candidatura. Si è scelto di fare la scheda bianca. Io sono convinto che i senatori del Partito Democratico non hanno votato La Russa. C'è stato un accordo di altre parti, ma l'ha detto anche Berlusconi, l'ha rivelato, no? Ha rivelato pure Berlusconi. E questo, insomma, sancisce come anche qui si siano fatte le stesse identiche operazioni che sono state fatte con il DDL Zan, cioè attraverso il segreto del voto fare degli accordi sotto banco per avere altre partite in cambio, e questa è la cosa più brutta, insomma, della politica. Alla Camera invece c'è stata una grande operazione di trasparenza. Tra l'altro Lorenzo Fontana non ha ricevuto tutti i voti potenziali del centrodestra, ne ha ricevuti meno,
e questo, diciamo, secondo me è sempre la giusta operazione, esprimere un punto di vista. La scheda bianca è qualcosa che lascerei, ho capito, ecco, la lascerei ad altre situazioni eccezionali, ma io sono sempre per votare il candidato o la candidata. Bene. Grazie ad Alessandro Zanna del Partito Democratico. Non so se posso no, non so se posso provare a, posso, siamo sempre in diretta su Radio Radicale oggi. Grazie per avermi chiamato, Lampri. Allora, Presidente, allora, quando lei è stata eletta come terza carica dello Stato, lei si ricorda una contestazione che c'è stata in aula. Oggi c'è stato questo striscione che è stato messo da alcuni parlamentari del PD. Lei non l'aveva subita? No, io provenivo anche da un ambito internazionale, avevo lavorato 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, sicuramente rappresentavo dei valori, il valore di uguaglianza, il valore dell'inclusione, i diritti umani, portavo con me i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e quelli della Costituzione, quindi era più difficile in qualche modo identificarmi con qualcosa apertamente divisivo, laddove qui abbiamo invece un presidente che ha una biografia che parla per sé, perché questa biografia che cosa ci dice? Ci dice che è un filo putiniano mai pentito, è un personaggio che ha sempre cercato di attaccare la comunità LGBTQ, che è contro l'autodeterminazione delle donne perché è antiabortista, un personaggio che vicino a formazioni politiche tipo Alternative for Deutschland o Alba Dorata, quindi parliamo di estremismo di destra. Tra l'altro ai vertici di Alternative for Deutschland c'è una lesbica dichiarata. Sì, ma perché in Germania è diverso, cioè c'è più attenzione ai diritti civili che non sono di parte, come invece sono diventati purtroppo qui da noi, e quindi l'agenda prescinde da questo. Invece in Fontana c'è tutte e due, c'è una propensione verso queste formazioni dell'estrema destra e in più anche una fobia, un'omofobia, omotransfobia, cioè, e anche misoginia direi, quindi c'è un concentrato delle due cose insieme. Io penso che oggi abbiamo assistito a come l'estremismo entra nelle cariche repubblicane, anche al Senato è stato così, perché lì è un altro estremismo, ma comunque anche quello è un estremismo. Quindi in una Camera al Senato abbiamo un personaggio che non ha mai tagliato, diciamo, ponti e idee con il ventennio, e qua abbiamo invece un filo putiniano che è omofobo e misogino, e questa cosa insomma è abbastanza preoccupante, difficile riconoscere in questo. Sì, ecco, ti volevo chiedere questo. Allora, dall'intervento che Fontana ha fatto oggi in aula, lei, ecco, se gliel'avessero presentato questa mattina, avesse sentito il suo intervento, lei che idea si sarebbe fatto di fare? Ecco. Allora, questa è una domanda un po' scivolosa, perché Fontana non è nato oggi, ha una biografia chiara che parla per lui, quindi quello che lui ha detto oggi va inquadrato nel percorso diciamo politico che lui ha fatto, e quindi che è più o meno credibile nella misura in cui lui ha fatto il contrario di quelle buone intenzioni che ha dimostrato oggi di dire, no? Quanto un discorso abbastanza scivoloso anche lì, perché parlare di diversità, di quale genere di diversità? Ecco, la parte sulla diversità è stato abile a trattarla, secondo sì, lei? Ma si intendeva quelle riguardo alla disabilità. Quindi la ma diversità, anche un tema importante quello. Importantissimo, importantissimo. Lui è stato anche ministro, si è occupato di questo, ma altra cosa è la diversità come invece ne stiamo parlando adesso. Certo. Cosa che lui non riconosce, cosa che lui appunto ha ben altro atteggiamento. Certo, non è inclusivo verso quella diversità, diciamo, sessuale che lui considera come qualcosa di ingestibile, no? Non vuole dare pari dignità alle persone,
perché considera quello che è normale, secondo lui, e tutto il resto. Benissimo. Allora, grazie per la disponibilità, scusi se l'ho disturbata due volte tra ieri e oggi, grazie a Laura Boldrini, con la quale abbiamo parlato del nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del suo intervento e tutto quello che si è detto in queste ore su Fontana. Ancora ci sono molti parlamentari qui, non tantissimi, perché molti se ne sono andati, visto che oggi è venerdì e poi si ritornerà mercoledì qui a Montecitorio per eleggere i vicepresidenti e completare l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Provo a vedere se ci sono altri. Intanto diamo una notizia da Montecitorio, sempre, che il presidente del Senato La Russa è appena arrivato negli uffici di Giorgia Meloni alla Camera, che è piuttosto distante da dove si trova in questo momento il nostro Gianfranco Palazzolo, e con il presidente del Senato c'è anche il capogruppo uscente di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, Luca Ciriani, quindi un incontro, poi sì, si capirà. Sì, sono incontri che vengono fatti appena c'è questa elezione. Provo ad avvicinarmi a qualche altro parlamentare della nuova maggioranza, Riccardo Zucconi, sono in diretta su Radio Radicale. Grazie per il bene. Allora, com'è andata oggi? È andata secondo lei bene, con meno polemiche rispetto al Senato? È contento di come sono andate le cose? Insomma, c'è stata qualche polemica da parte delle opposizioni che hanno i loro problemi. Sì, però visto che appunto i problemi sono talmente tanti che per parlare con l'opposizione bisogna prendersi una giornata, due, tre, sono così divise, non danno neanche punti di riferimento oggettivamente. È andata benissimo, abbiamo il Presidente del Senato, abbiamo il Presidente della Camera, ora ci sono gli adempimenti successivi, ho visto il Presidente Meloni piuttosto carica e impegnata, ha partecipato alle votazioni, ha ascoltato il consentimento di Fontana e poi si è rimessa immediatamente al lavoro. Quindi questo mi pare che si stia procedendo con i tempi dettati dalle norme, perché non sono dettati al momento dal Presidente Meloni, che deve essere ancora incaricato, appena, come ci auguriamo che sia, il Presidente Mattarella la incaricherà e procederà con la scelta delle posizioni di governo. Lei mi chiede del discorso di Fontana, come ha trovato poi l'iniziativa che c'è stata prima dell'aula di quello striscione? Io penso che l'aula, ecco, le manifestazioni di quel tipo vadano pensate bene, fatte come estrema razio. Io credo che prima ancora dell'insediamento di una carica come quella del Presidente sia stata un'iniziativa assolutamente fuori luogo. E il discorso di Fontana non mi è dispiaciuto, nel senso che ha toccato tanti temi, io lo vorrei anche rileggere ora, perché così nel momento anche dell'emozione abbiamo colto alcuni spunti positivi, però voglio rileggerlo a modo prima di farlo. Ecco, ha citato la battaglia per la disabilità in chiave di difesa della diversità, ha rivolto un saluto importante al Papa Francesco, insomma, rispetto a quello che magari si aspettavano i detrattori di Fontana è stato un discorso. E infatti quelle sono le due parti che mi sono oggettivamente piaciute di più. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha applaudito naturalmente questi passaggi, si è anche alzato in piedi per rispetto alle figure citate, quindi mi pare che stiamo partendo bene. Ora poi naturalmente i problemi rimangono, perché noi ora parliamo molto dei passaggi parlamentari ed è comprensibile, perché questi sono all'ordine del giorno, però i problemi rimangono, le difficoltà rimangono. Io ricevo continuamente, essendo quindi occupato di problemi delle aziende, soprattutto messaggi quotidiani di imprenditori che sono veramente allo stremo. Quindi ecco, tutto questo è molto bello, ci fa piacere che si stia andando avanti, però non ci deve fare, ecco, perdere di vista l'obiettivo, che è quello di risollevare l'economia italiana e l'Italia. Vuole dire qualcosa sulle opposizioni, su tutte le liti che ci sono state tra di loro, che non hanno trovato un candidato di bandiera comune al Senato, non ce l'hanno avuto? Allora, il fatto che loro non abbiano presentato
non hanno presentato un candidato al Senato, lascia pensare che c'è stato un po' di dilettantismo nel gestire questa cosa, che ha aperto tanti equivoci sui voti dei franchi tiratori per la Russa. Allora, io ho molta simpatia nei confronti, ecco, di persone che si trovano evidentemente in uno stato di difficoltà e di confusione. Purtroppo però devo sottolineare il fatto che quella confusione lì loro la rappresentavano fino a poco tempo fa in un governo dove 5 Stelle, Italia Viva, PD erano il nervo centrale e la maggioranza. Quindi l'unica cosa che dico, se non sanno fare nemmeno a mettersi d'accordo su una strategia parlamentare, immaginatevi i danni che hanno fatto prima quando erano al governo. Questo è un dato brutto. L'ultima domanda sulla scelta del Movimento 5 Stelle di scegliere un magistrato come candidato di presidente della Camera. Si è discusso tanto dei magistrati in politica nella scorsa legislatura, quando è stata fatta la riforma dell'ordinamento giudiziario, e loro ne hanno candidato uno alla presidenza della Camera. È un tema delicatissimo. Io non sono assolutamente d'accordo con questa procedura, pur rispettando quei magistrati e soprattutto quei magistrati che combattono le mafie, che si impegnano, che sono degli eroi sotto certi aspetti. Però questa commissione fa un organo come quello della Camera dei Deputati, con la politica e la magistratura, io l'ho sempre vista con molta, molta, molta attenzione. Mi ricordo che ai tempi dell'università il mio professore di diritto costituzionale, già allora, e purtroppo si parla di tanti anni fa, ecco, teneva a rimarcare che la separazione tra poteri deve essere netta e deve avere un connotato morale alla base, oltre che normativo. Quindi per me è un errore. Poi il massimo rispetto non solo per De Rao, ma anche per tutti i magistrati che fanno il loro dovere. Bene. Riccardo, ringrazio Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, è stato vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Capogruppo, grazie a Riccardo Zucconi, speriamo di riaverla come ospite al filo diretto di Radio Radicale. Come grazie qualche... a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Riccardo Zucconi. Allora, intanto Lafracco, se vuoi possiamo anche rivedere, perché come tu ricordavi giustamente, Papa Francesco, il tuo interlocutore, è stato citato, come del resto Mattarella, nei tre discorsi, diciamo, nei due discorsi di ieri, quello di Liliana Segre e quello di La Russa dopo l'elezione, e oggi di Fontana. Però c'è una sfumatura così che viene notata, cioè come Fontana abbia fatto riferimento a Papa Francesco definendolo il riferimento spirituale della maggioranza degli italiani, e quindi evidentemente non di tutti, che è una considerazione che è oggettivamente incontestabile, però dirla e non dirla, come invece non hanno fatto La Russa da par suo, e poi ovviamente Liliana Segre, che sicuramente non ha dal punto di vista del credo religioso alcuna attinenza con Papa Francesco, ma è altra il riferimento che l'ha portata a citarlo, è interessante. Però chiusa parentesi, torno a te la parola, Franco. Sì, dunque, sì, anche questo passaggio è stato notato, però insomma, come avete potuto ascoltare quando ho citato cosa ne pensavano di questo passaggio, nessuno certo, l'ha sottolineato, anche se poi sì, poi sarebbe anche curioso vedere anche i precedenti degli insediamenti dei precedenti. E su questo siamo sicuro che tu lo farai. No, vabbè, sono molto curioso di andarli a vedere, anche perché poi c'è stato un periodo quando c'era il periodo statutario, dove non c'erano proprio rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa. Quindi insomma, anche adesso bisognerebbe anche proprio andarli a rivedere, anche sarei curioso di vedere gli interventi degli Otti, certo, anche di Spadolini, se erano stati fatti. E di Napolitano, allora, pure. Di Napolitano anche, sì. Se sì, vuoi intanto io ti do la possibilità, ti do fiato per cercare un altro ospite. No, ma io sono già nel gruppo di parlamentari, ero pronto. Onorevole Osnato, la posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale. Allora, siamo con l'onorevole Osnato, che è un deputato di Fratelli d'Italia, di
Torino o Milano? Milano. Juventino. Ecco, sì, ecco, mi ricordavo qualcosa del Juventino. Allora, com'è andata? Contento innanzitutto per Ignazio La Russa, lei lo conosce molto bene, Ignazio La Russa. Allora, cosa può dire di questa giornata, del discorso che ha fatto Lorenzo Fontana come nuovo presidente della Camera? Beh, mi sembra che Lorenzo Fontana abbia fatto un discorso molto equilibrato, molto importante, ha ricordato i valori fondanti della nazione e anche della società tipicamente italiana, insomma, ha fatto anche riferimenti importanti al Presidente della Repubblica e al Papa, insomma, quindi insomma, credo che abbia fatto un discorso molto, molto sereno e ha riportato anche l'attenzione sulla centralità del Parlamento, soprattutto sul procedimento legislativo che inevitabilmente questa legislatura precedente era stato un po' ovviamente sbilanciato verso la decretazione d'urgenza del governo. Ecco, qualcuno sottolineava il fatto che lui, citando il Papa, ha detto che rappresenta il punto di riferimento spirituale di quasi la totalità degli italiani. Qualcuno ha cercato di mettere il dito in questa affermazione? Beh, credo che già la statistica dimostra che abbiamo ragione. quindi mi sembra di così. Detto questo... Questo non significava escludere altro. Assolutamente non mi è sembrato il suo discorso che tendesse a escludere nessuno, anzi ha fatto un'esaltazione della diversità come valore e quindi evidentemente in questo c'è anche chi non crede alla dottrina della Chiesa o che magari non crede proprio a nessuna religione. Voglio dire che poi è abbastanza strano che la critica venga da chi magari cita spesso il Papa quando parla per esempio di migranti e di queste tematiche che sono scottanti sicuramente e magari si dimentica del Papa quando parla di vita, di famiglia, di altre cose. Cioè il Papa parla ovviamente, soprattutto quando parla ex cattedra, parla di tutto e va considerato nella sua complessità, quindi mi sembra che lui abbia soltanto voluto rilevare come anche la figura del Papa nella nostra nazione sia una figura centrale. Secondo lei che cosa è successo ieri al Senato con La Russa? Allora, anche La Russa ha fatto un bell'intervento. Bello, da parte mia. Sì, no, ma non è stato politico, diciamo. Più politico e più, diciamo, con maggiori aperture, si può dire, se vogliamo fare un paragone, tra i due, quello di La Russa è stato quello che ci ha avuto maggiori aperture, rispetto, insomma, ieri mattina era stato presentato come il mostro La Russa, poi ieri, quando hanno sentito il suo intervento, l'hanno applaudito tutti, mi sembra. Io ovviamente non ho mai considerato La Russa un mostro. No, ma ci mancherebbe. Ebbene, esteticamente non sia proprio bellissimo, tu mi permetto per il rapporto che c'è tra di noi. Ma voglio dire questo, La Russa è una persona che fa politica, come ha detto nel discorso, praticamente da quando è nato, ha una famiglia che ha sempre cercato nella politica di dare anche un contributo e quindi evidentemente ha fatto un discorso più ampio di quello che può essere di Fontana, che pure è un politico esperto, ma ovviamente non come La Russa. La Russa ha avuto anche la fortuna di poter parlare dopo Liliana Segre, quindi voglio dire, ha potuto anche toccare dei temi, se vogliamo, più alti, insomma più elevati, e ha potuto anche dare spiegazioni su alcune polemiche, alcuni dibattiti, ecco, per preparare un po' che ci sono stati in questa campagna elettorale, spiegando anche com'è che bisogna affrontare dal nostro punto di vista la storia più recente della nostra nazione, che è una storia che ha tante luci e molte ombre purtroppo, che però fanno parte, come insegnano gli storiografi, di un unicum della nostra nazione, quindi è inutile escludere, ma invece bisogna considerare e provare gli elementi fondanti. Parliamo delle opposizioni. Allora, le volevo chiedere questa cosa, perché allora, ieri al Senato nessuno si è presentato con un candidato di bandiera e abbiamo visto quello che è successo. Oggi invece il candidato di bandiera l'hanno trovato tutti, ne hanno trovati addirittura tre. Qualcuno ha detto, dice, ne potevamo trovare uno, insomma il risultato forse sarebbe stato lo stesso. Come ha trovato? Allora, è stata una furbata quella? Oppure... Io voglio pensare che al Senato anche i leader dell'opposizione abbiano dovuto comprendere che serviva un presidente capace, esperto, un presidente autorevole anche rispetto al partito di maggioranza che appunto poteva esprimerlo, e quindi hanno scelto in qualche modo di non ostacolare, usiamo questo termine, l'elezione di Ignazio La Russa, che è stata una scelta molto intelligente, un po' meno lungimirante chi ha tentato invece, non riuscendoci, di non arrivare a questo risultato. Va bene, allora ci rivediamo mercoledì.
Allora, quando si completerà l'ufficio di presidente, poi si penserà al governo. Grazie all'onorevole Snato di Fratelli d'Italia per la disponibilità. Queste sono le sue valutazioni su quello che è accaduto oggi, ma anche su quello che è accaduto ieri a Palazzo Madama. Sappiamo che Osnato, insomma, è molto vicino a Ignazio La Russa. Adesso la posso disturbare? Sono con l'onorevole Walter Rizzetto, sempre di Fratelli d'Italia. Allora, comandata oggi, è preoccupato per la formazione del governo dopo tutto quello che è successo, quello che abbiamo sentito. Allora, questi due passaggi, l'elezione del Presidente della Camera e quello del Senato, chiudono il cerchio o ne riaprono tanti altri? No, secondo me chiudono indubbiamente il cerchio, anche rispetto a qualche sbavatura che magari ieri c'è stata, però penso che una volta che il centrodestra si presenta unito e vota unitamente il Presidente della Camera, ritengo che da oggi in poi si debba correre per fare il governo, e quindi ce la faremo entro sicuramente breve termine. Insomma, io penso che entro una settimana, 10 giorni, dovremmo esserci con tutte le caselle al proprio posto. Come è andata oggi qui alla Camera rispetto alle opposizioni? Ma mi sembra che sia andato tutto bene. Lo rinnovo, il centrodestra ha votato unitamente, quindi abbiamo un Presidente della Camera, lo rinnovo, passaggio importante per poter procedere evidentemente con altre posizioni, e mi sembra che le cose siano andate sufficientemente bene. Come ha trovato il discorso di Lorenzo Fontana? Ho trovato ampio, nel senso che comunque lui ha aperto chiaramente ad un ruolo di evidente garanzia nei confronti del Parlamento, cosa che deve essere e che sono sicuro manterrà. Rispetto a come è stato descritto dalla stampa, le proteste che ci sono state qua, ha trovato ingenerose alcune valutazioni che sono state fatte sulla figura dell'ex ministro della disabilità? Io penso che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ognuno di noi ha una vita politica, ognuno di noi, voglio dire, ha un trascorso politico fatto anche di posizioni e dichiarazioni, però lo rinnovo, una volta che una persona, qualsiasi essa sia, va a ricoprire un certo tipo di ambito, io penso che dal suo discorso iniziale in poi, spero e penso e ne sono certo, andrà ad offrire, come prima ricordato, ampie garanzie. Vuole dire qualcosa su quello che è successo ieri al Senato, come ha trovato anche l'intervento di La Russa? La Russa mi è piaciuto molto, devo dire, un intervento molto alto, molto autorevole, fatto per circa 3/4 a braccio, quindi insomma delle cose che evidentemente lui ha dentro di sé. Per quanto riguarda il resto, penso che siano normali schermaglie parlamentari. Bene, grazie come sempre a Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, che ci ha un po' spiegato le valutazioni tra quello che è accaduto ieri al Senato e oggi alla Camera dei Deputati con l'elezione di Lorenzo Fontana, poi in attesa anche di vedere che cosa accadrà mercoledì 19 ottobre alle 14, quando la Camera verrà riconvocata. Lì capiremo anche da come verranno presentate le candidature, come è andata per le cariche dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Allora, ci sono pochi parlamentari, però io provo ad avvicinarmi a una giornalista. Daniela, scusa, ti posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale. Sono con Daniela Preziosi di Domani per parlare con lei di comandata anche ieri e oggi. Insomma, tante polemiche che non solo hanno toccato la maggioranza ma anche le opposizioni. Allora, se dovessimo dare ai punti una vittoria come avviene nella box, insomma, chi è uscito con il maggior numero di cerotti fuori da questa battaglia? Lo tengo io. Il maggior numero, solo per ascoltare, comunque sì. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Il maggior numero di cerotti, cioè chi è uscito peggio, diciamo. Chi è uscito peggio ai punti? Allora, male a destra è uscito sicuramente Berlusconi. Berlusconi è la sua. C'è una crisi in realtà parallela tra maggioranza e minoranza. Da una parte Berlusconi è stato messo, diciamo, di lato ieri da un gruppetto, dalla banda del buco, che ha fatto una colpaccia niente male. E si è scatenato anche un problema interno del
Berlusconi, perché tutta questa impuntatura che poi sul governo che poi ha creato questa situazione è per mantenere una donna simbolica forse dentro l'immaginario, non lo so, dentro la storia di Berlusconi, che è appunto Ronzulli. Dentro Forza Italia sono in molti adesso quelli che chiedono di mollare questa impuntatura, questo diciamo così, questa condizione che sta rallentando di fatto il governo. In realtà il governo non si rallenta solo per questo, perché Giorgia Meloni è arrivata molto impreparata, incredibilmente impreparata, che è una vittoria molto annunciata la sua. E con fatica sono andate in buca, stanno andando in buca delle le caselle, diciamo, finalmente dovrebbe essersi solidificato il MES, cioè il Ministero delle Finanze, su Giorgetti, che è un leghista non di rito non salviniano. E quindi oggi, proprio con l'elezione oggi della Presidente della Camera, Fontana, Salvini ha rimesso un po' in ordine le cose, ha piazzato un uomo suo, un'anti-Zaia, diciamo, per capirci, alla Presidenza della Camera, quindi ha dato una piccola prova di forza. Salvini sta molto combattendo per tenersi come partner importante di questo governo. Però stai prendendo quota, diciamo. Sì, sì, è stato capace di trasformare uno scacco in discusso, che è stata le elezioni, in una ripresa, si sta riprendendo un po' i suoi. Ha girato la scacchiera, ha fatto diventare una partita a dama dove è tutto più semplice. Sì, è stato bravo, insomma, sta lavorando in maniera, naturalmente noi diciamo bravo e sono degli giudizi che diamo sulla politica. No, 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 su, sì, va bene, certo. Ci siamo capiti, E i cerotti naturalmente più grandi, però, ed era solo una lunga premessa, ce l'ha il centrosinistra, perché il centrosinistra, scusate, l'opposizione, perché l'opposizione al Senato è stata messa in scacco da un gruppo di bravi della banda del buco che hanno fatto un'operazione. Ecco, ma secondo te è stata una mossa ingenua quella di presentarsi senza candidato di bandiera che riempie la scheda? Secondo me, dunque, i segnali, per quello che sto raccogliendo, i segnali di quello che stava succedendo c'erano già. La mia versione, diciamo, quello che sono riuscita a capire è che è stata una mossa ingenua di chi, un po', diciamo, impacciato, non ha capito quanto poteva essere grave quello che stava succedendo. Quindi non sono buonista. Non penso che ci sia il concorso, perché l'altra ipotesi sarebbe che il PD ha scelto scheda bianca per ammischiare un po' questa cosa. Invece io penso che non c'è stato un concorso in questo senso, c'è stata una non comprensione, che è peggio di quello che stava succedendo al Senato. Oggi hanno recuperato, ma oggi ormai era chiaro, l'occhio di bue sui voti c'era stato, e però anche la mossa di oggi, ogni opposizione ha votato il suo candidato. Ieri Letta, prendendo atto di quello che era successo, cioè quel concorso di qualcuno, era riuscito a essere eletto al primo colpo La Russa. La Russa non sarebbe mai stato lanciato da Meloni se non fosse stata sicura di non farlo bruciare. Quindi evidentemente questa è una mossa combinata un poco prima, non nel giorno in cui poi è successo. Quindi dicevo, Letta ieri ha attaccato fortemente Renzi, il terzo polo, terzo, quarto, tutto quello che è. È un po' una scena simile a quella che avevamo visto sul DDL Zan al Senato? Sì. Lo schema è quello. Lo schema è un po' quello, però che cosa è successo? Se Letta attacca così il terzo polo, insomma, una scelta così combattiva all'interno delle opposizioni racconta di una legislatura che sarà all'opposizione divisissima. E non c'è un modo di trovare un coordinamento, prendersela subito in questa maniera significa, per esempio, voglio guardare lontano ma non troppo, per esempio compromettere i già difficili rapporti in vista delle prossime regionali. Ora Letta rischia di intestarsi non solo le elezioni in cui è andato più solo, ma abbastanza solo, diciamo così, ma persino per esempio la consegna del Lazio alle destre. Insomma, è un pericolo che sta correndo, e considerando che farebbe comodo al futuro segretario del Partito Democratico che far diventare Letta una bad company che si accolla a tutti i guai del momento. Volevo chiederti, entro la fine di ottobre ce l'abbiamo il governo? Sì. Entro la fine di ottobre non è che sono proprio sicura. Perché ancora le cose sono un po' lunghette, soprattutto perché c'è uno stop che sta intorno al 28 ottobre. Ah, ho capito, quindi faranno... La marcia su Roma, diciamo, sarà lontana dal giorno in cui il governo si insedierà, quindi o prima o dopo, ho capito. Prima sembra un po' difficile.
Ho capito. Quindi tu pensi che le celebrazioni inquineranno del 1922, inquineranno la nascita del governo? Credo che dal colle più alto che c'è a Roma fino a Montecitorio, che comunque è un colle anche importante, si eviterà di insistere su date simboliche in cui in qualsiasi caso, sia da Presidente incaricata, sia da Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dovrà pur dire qualcosa. Ma penso che quella data viene considerata insomma un po' off. L'ultima domanda, tu ti ricordi quattro anni fa, quando ci furono le trattative per il primo governo, si presentarono Salvini, la Meloni e Berlusconi da Mattarella e Berlusconi fece quello show. Allora, ti aspetti un colpo di coda berlusconiano durante le consultazioni, grosse sorprese, andrà separato come si è detto oggi? E poi un'altra cosa, c'è stato un caso di un ministro fantasma che è uscito fuori dalla maggioranza che sembrava potesse... Che cosa è successo? Sono certa che Berlusconi troverà il modo di battere un colpo, sta in condizioni diciamo di grave scacco in questo momento, però sono anche le condizioni come quelle appunto che tu ricordavi quattro anni fa, sono proprio le condizioni in cui poi lui tira fuori le scene i colpi di teatro più importanti. Non credo che si possa permettere questo governo, questa maggioranza di andare a consultazioni separate. Questa maggioranza comunque, adesso noi parlavamo dell'opposizione, comunque parte già male, il primo passo, cioè l'elezione del primo presidente del Senato già non è una bella cosa, quindi io penso che adesso Giorgia Meloni, che pure ne è uscita ben rafforzata, per carità, ha avuto anche i voti dell'opposizione perché se li è procurati la Russa in persona, però insomma deve stare attenta a non dare l'idea di troppo sfrangiato, di aver bisogno troppo di prendere dall'esterno, quindi io penso che se non dovessero andare uniti al colle sarebbe un segnale di sfaldamento troppo forte per un inizio che ancora non è iniziato. Va bene, allora vedremo che succederà all'inizio di novembre. Grazie a Daniela Preziosi, di domani. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie a Daniela Preziosi, grazie ancora per queste valutazioni e per questa analisi articolata un po' sulla situazione politica e di quello che accadrà anche durante le consultazioni per l'elezione del presidente del Consiglio e insomma per tutte le trattative che dovranno ancora esserci, anche se poi oggi molti quotidiani hanno fatto un quadro abbastanza diciamo sembra esaustivo degli accordi che si stanno facendo per la formazione del nuovo governo. Io provo anche ad avvicinare, a entrare in buvette dove ci sono soltanto giornalisti, e giornalisti ci sono anche in transatlantico. E vediamo un po', perché nel frattempo se ne sono andati quasi tutti, e quindi è difficile riuscire a trovare ancora qualche parlamentare che possa aver voglia di fare delle dichiarazioni, considerando che Montecitorio si è quasi svuotato. Io faccio ancora un breve giro per vedere se posso. Onorevole, salve, sono in diretta su Radio Radicale. Le volevo solo chiedere com'è andata oggi, ho visto che lei era nell'ufficio di presidenza. Allora, l'onorevole Comaroli della Lega, allora com'è andata oggi? Era emozionata, insomma, lei era anche, ricordo, all'elezione del Presidente della Repubblica. Ci spiega com'è andata e come ha trovato l'aula nei confronti di Fontana? No, allora diciamo che il centrodestra è molto contento che Fontana fosse eletto come presidente della Camera. Invece il centrosinistra è rimasto fermo, eccetera. Dispiace perché comunque la terza carica dello Stato è comunque una carica istituzionale e sono sicura che Fontana sarà veramente il presidente di tutti, non farà distinzione tra centrodestra e centrosinistra. Ti è piaciuto il suo intervento? Sì, molto, molto. È Fontana, è Lorenzo Fontana il suo intervento. Era emozionata, insomma, visto che lei è sempre lì all'ufficio di presidenza, cioè come segretaria d'aula, insomma,
che impressione ha avuto dell'Aula, visto che l'aveva di fronte, su come ha applaudito Fontana dopo la contestazione che c'era stata stamattina? No, ripeto, il centrodestra l'ha applaudito convintamente, convintamente, mentre il centrosinistra è stata ferma. Okay. Va bene, grazie Dante. Ringrazio l'onorevole Comaroli della Lega, della commissione in bilancio di Montecitorio. Io adesso provo anche ad avvicinarmi, se il telefono regge, dalle parti del ristorante, per cercare di prendere ancora qualche commento. Roberto, buongiorno. Roberto, ciao. Posso chiederti ancora un giudizio su quello che è successo oggi? Roberto Pella di Forza Italia. Come si chiama? Mangia lavori. Anche regionale del partito nostro in Calabria, il senatore. Allora, io vi intervisto tutti e due. Allora, come è andata, onorevole Pella? Devo dire, Forza Italia è stata unita e compatta in quella che è stata un'indicazione da parte del partito di sostenere il candidato della Lega, e quindi siamo contenti, siamo soddisfatti, anche perché è una scelta che è stata individuata da parte della Lega stessa, e quindi noi abbiamo fortemente sostenuto, abbiamo apprezzato quello che è stato il suo intervento in aula, in modo particolare la rivendicazione di portare un ruolo centrale del Parlamento in quelle che sono le scelte politiche, anche perché siamo in una Repubblica parlamentare e quindi è giusto che il Parlamento possa incidere in quelle che sono le proposte, le scelte, gli atti di indirizzo nei confronti del Governo, e non come è successo in quest'ultima legislatura, dove il Parlamento era relegato solamente a convertire decreti legge, e questo credo che sia un'importante novità, perché è giusto che dal Parlamento partano le iniziative, le proposte di legge stesso dei parlamentari, e il Governo sia attuatore di quello che è anche l'indirizzo politico del Parlamento. Quindi devo dire un intervento che sicuramente e apprezzato. Questo dimostra che comunque in questo momento il centrodestra sta viaggiando. Quello che auspichiamo comunque, come le ho detto ieri, è che nel nuovo governo vengano prese le scelte che vengono indicate dalle forze politiche. Quindi in questo caso i nomi che farà Silvio Berlusconi devono essere, diciamo, inseriti, perché così come ognuno non interferisce in quelle che sono scelte degli altri, credo che ognuno a casa propria sia corretto e giusto che individui le persone che ritiene meglio per poter portare avanti una scelta politica. E questo chiude tutte le polemiche che ci sono aperte ieri? Ma in parte sicuramente, io credo che però sia corretto e giusto che tutte le persone possano avere determinati ruoli anche in funzione di quello che hanno dimostrato di saper fare e di gestire nei confronti del partito stesso. Ecco, credo che in questi giorni le pagine dei giornali che vengono descritte non siano veritiere, e soprattutto credo che sia giusto riconoscere a una persona che invece ha fatto molto per il partito, ha dato molto per le istituzioni, in modo particolare per gli enti territoriali locali, giusto riconoscimento. Quindi sicuramente non condivido queste pagine dei giornali questi giorni dove attaccano una delle persone che non solo è stimata e voluta come punto centrale nelle scelte da parte del Presidente Berlusconi, ma è una persona che è stimata tantissimo da tutti e da tutti i gruppi parlamentari, da tantissimi deputati, anche non solo di Forza Italia ma di tutte le forze, e la senatrice Ronzulli, che devo dire impropriamente in questi giorni viene attaccata quando alla fine ha dimostrato di essere capace di condurre perfettamente la presidenza della Commissione Infanzia e soprattutto di avere a cuore i territori e di sapere in qualche modo valorizzare quelle che sono le eccellenze delle risorse umane che all'interno del nostro partito di Forza Italia si dimostra. Grazie Roberto Pella, sono con l'onorevole. Lei era il senatore nella scorsa legislatura, se non ricordo male, perché mi ricordo di lei. Allora, l'onorevole Mangia Lavori. Mangia Lavori. Allora, com'è andata oggi e soprattutto cosa può dire di questi due giorni? Allora, il centrodestra e la coalizione esce rafforzata da queste elezioni, oppure c'è qualche problema secondo lei, e lo vedremo nella formazione del governo? No, esce assolutamente forte. Ieri abbiamo voluto dare un segnale assolutamente non al presidente La Russa, ma a una, ritenevamo che l'accordo dovesse essere complessivo. Questo non è stato, quindi ieri abbiamo dato questo segnale, ma assolutamente oggi abbiamo votato come era giusto fare insieme a tutto il centrodestra.
riteniamo che la strada sia lunga, assolutamente abbiamo la voglia di andare avanti, di fare bene, di cercare di risolvere tutte le problematiche che il Paese dovrà affrontare in questo momento e sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda l'incidente di ieri, ritengo che debba essere detta la verità, nel senso che si legge dalla stampa che il problema è stata la senatrice Ronzulli, il problema assolutamente non è stata la senatrice Ronzulli. La senatrice Ronzulli non ha mai avanzato nessuna richiesta, come al suo solito ha messo a disposizione la sua persona nelle mani del presidente Berlusconi. Il presidente Berlusconi aveva ritenuto giustamente che una figura come lei potesse dare un grande contributo al governo, così pare che non sarà. Nessun dramma da parte del partito, né soprattutto da parte della senatrice Ronzulli. Di certo però ci auguriamo che il partito venga rispettato in futuro, le scelte del partito, le indicazioni del partito, così come il presidente Berlusconi nella sua lunga vita politica ha dimostrato di rispettare i suoi alleati. Secondo lei chi l'ha votato ieri la Russa? Ci avrete riflettuto? Ma bisogna chiederlo a Renzi, bisogna chiederlo a qualcuno del PD o a qualcuno dei 5 Stelle. Okay. Va bene, senta, grazie della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Mangialavori, segretario regionale di Forza Italia in Calabria. Grazie tante, grazie anche a Roberto Pella. Ecco, questo è un po' il quadro che abbiamo, ci tenevo anche ad ascoltare qualche esponente di Forza Italia, visto quello che è accaduto, le polemiche che ci sono state, avete visto come diciamo è stato spiegato quello che è accaduto qui alla Camera dei deputati dopo quello che abbiamo visto ieri al Senato. Visto che sono le 13:56, a questo punto vi restituirei la linea, anche perché tra qualche minuto c'è il notiziario di Radio Radicale, e quindi insomma, poi approfittando anche del fatto che qui non c'è rimasto quasi più nessuno, sono tutti, grazie davvero a Franco, poi al ristorante ci sono ancora parecchi parlamentari, però non posso entrare dentro il ristorante, esatto, no, ma hai fatto un lavoro come sempre straordinario sia ieri che oggi, davvero grazie. Ne approfitto, un'ultima cosa invece. A proposito di quanto si diceva rispetto alla seduta di ieri, ovviamente l'esito di oggi è diverso, nel senso l'esito è lo stesso, è eletto il candidato, ieri però un pezzo di maggioranza non l'ha eletto, oggi invece la maggioranza si è ricompattata, però sono comunque mancati 22 voti, questi calcoli che fanno le agenzie di stampa, eletto presidente sono mancati 14 voti, 222 voti, ne mancano 14 all'appello, che scendono perché la maggioranza di centrodestra dispone sulla carta di 237 voti, che scendono però a 236 in quanto un deputato di Forza Italia è assente per Covid. Quindi, salvo altre assenze non segnalate, mancano all'appello 14 voti. Si sa qualcosa, si dice qualcosa su questo, Franco? Allora, comunque, la cosa è stata sottolineata subito dopo il voto. Può darsi che ci sia stato qualcuno che non se la sia sentita dopo quello che è successo ieri di votare Lorenzo Fontana, anche per dare un segnale che Forza Italia non è disposta ad accettare proprio tutto. Io vedo che qui in Transatlantico c'è un deputato di Forza Italia, glielo posso chiedere, posso fare un supplemento. Hai due minuti di tempo, vai. Ho due minuti di tempo. Purtroppo lo disturbo per la terza volta in 3 giorni. L'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia. Allora, siamo in diretta su Radio Radicale. Allora, oggi è andata bene, è stato eletto Lorenzo Fontana, però qualcuno sottolineava che alla maggioranza è mancato qualche voto. Che noi dobbiamo fare questo lavoro. Voi dovete fare questo lavoro, io vi rispondo molto sinceramente che è abbastanza naturale che su una maggioranza di 220 persone possa mancare qualche voto, ci potrebbe anche essere qualche questione personale che ovviamente io non conosco, certo. Non giustificabile, ma che sicuramente non dà nessuna implicazione di tipo politico. Oggi la maggioranza era assolutamente univoca, convinta,
ha votato tutti. Ma ci sono diverse sensibilità all'interno di Forza Italia. Sì, ma ci sono diverse sensibilità, ma forse... Ammesso che siano voti mancanti da Forza Italia. No, io non credo proprio, perché ho parlato con i miei colleghi e i voti non sono mancanti da Forza Italia, almeno non credo proprio. Forza Italia ha votato convintamente per il candidato comune, come l'avrebbe fatto probabilmente anche ieri, se non ci fossero stati qualche problematica sicuramente negativa che ha portato evidentemente a non dare il voto alla Russa, che gode della stima anche personale del nostro presidente. Va bene, abbiamo riempito i 2 minuti, ringraziamo Roberto Bagnato. Ci mancherebbe altro, grazie a voi. Bene, grazie a Roberto Bagnato, deputato di Forza Italia, che ci ha spiegato quello che poi mi avevi chiesto su questi voti mancanti. Poi certo, naturalmente nei prossimi giorni vedremo come andranno le cose per cercare anche di dare un nome a questi voti e vediamo se questi voti erano anche un avviso per i naviganti del centrodestra. Allora, grazie davvero Lanfranco, grazie davvero per quello che hai fatto oggi, quello che hai fatto ieri, la cronaca ci hai fatto vivere come se stessimo lì presenti con te in transatlantico e non solo in transatlantico. Grazie davvero.